Premesso che l'herpes zoster è una malattia particolarmente invalidante e in particolare la sua principale complicanza, la nevralgia postherpetica, che determina disabilità anche grave nei pazienti che vengono colpiti dallo zoster per mesi, per anni, a volte per tutto il periodo residuo della vita. E premesso questo, dico, i dati di efficacia sono particolarmente interessanti e sono dati che tengono conto di una lunga esperienza vaccinale. Infatti il vaccino è stato introdotto già nel 2006 negli Stati Uniti, nel 2007 in Europa, in Italia dal gennaio 2017 gratuitamente a favore degli ultra 65 anni. Gli ultimi dati, dicevo, sono particolarmente interessanti perché ci dicono di una efficacia molto duratura di almeno 8 anni nei soggetti che vengono colpiti anziani, per prevenire soprattutto la nevralgia postherpetica, la complicanza di cui avevamo già parlato. E questi dati ci dicono che l'efficacia nel prevenire la nevralgia postherpetica è di circa il 70% nei soggetti fino a 79 anni e di poco inferiore nei soggetti di età più avanzata. Quindi una vaccinazione che con una sola dose permette di proteggere nei confronti della nevralgia postherpetica per 8 anni e probabilmente, visto che arriveranno altri dati, anche per periodi più lunghi. La Regione Calabria ha anticipato di un anno e mezzo circa il calendario nazionale, introducendo la vaccinazione anti-zoster già nel maggio 2015 a favore di due coorti dei soggetti 65 e i settantenni. Questo perché si è ragionato che effettuando la vaccinazione soltanto nei 65 anni avremmo lasciato fuori una coorte, quella dei settantenni, in cui l'incidenza della malattia è particolarmente alta. E introdotta la vaccinazione abbiamo sperimentato la richiesta da parte dei soggetti anziani, osservando naturalmente che la richiesta non era elevata, probabilmente per problemi di comunicazione che non sono stati risolti né e di adeguate informazioni che non sono stati risolti né nella Regione Calabria né a livello nazionale. Per cui abbiamo introdotto lo strumento che per noi, diciamo, è uno strumento estremamente importante, che è quello della chiamata attiva, che ci consente in tutte le vaccinazioni, ma in particolare nella vaccinazione anti-zoster, di raggiungere adeguati livelli di copertura vaccinale. Parlando di esperienze appunto dirette, per esempio nell'azienda sanitaria di Reggio Calabria, ma in generale in tutta la Calabria, vi dico i numeri dell'azienda sanitaria del Reggio Calabria perché sono i più precisi, sono stati convocati con specifiche lettere di invito 15.000 soggetti nel corso degli ultimi due anni, con un'adesione di circa il 25%, che è un'adesione piuttosto alta, diciamo, considerato il panorama nazionale e anche quello internazionale. E abbiamo considerato la difficoltà di far giungere l'anziano nei centri vaccinali, abbiamo approfittato di questa occasione, di questa opportunità, per proporre all'anziano ulteriori vaccinazioni. Quindi abbiamo sperimentato la cosomministrazione, sperimentato e ormai, diciamo, diventata di routine, la cosomministrazione col vaccino antipneumococcico coniugato 13 valente, ottenendo degli ottimi risultati in termini di adesione. In realtà le due vaccinazioni si supportano, si sostengono vicendevolmente, in particolare la vaccinazione anti-zoster, essendo una vaccinazione che colpisce in misura maggiore l'immaginario della popolazione anziana, ha un effetto trainante sulla vaccinazione antipneumococcica e in questo caso direi anche su altre vaccinazioni dell'anziano. Infatti abbiamo approfittato di questa occasione per proporre all'anziano in un momento successivo anche la vaccinazione antitetanica. Sappiamo che la maggior parte degli anziani non hanno un'adeguata immunità nei confronti del tetano, con ottimi risultati anche in questo caso, quindi vaccinando chi non era mai stato vaccinato e richiamando il vaccino in chi aveva già fatto un ciclo vaccinale.